il Travel and Security Management, quindi la gestione degli spostamenti in sicurezza di una o più persone, è un'attività sempre più richiesta dalle imprese. Non solo per assistere i vertici, soprattutto in situazioni di particolare tensione, ma anche per assicurare l'incolumità dei lavoratori quando si trovano ad operare fuori dalla sede abituale, magari all'estero. La legge, infatti, pone questo compito in capo agli imprenditori. Esatto, come previsto principalmente dal decreto legislativo 81 del 2008, i datori di lavoro sono obbligati a valutare i rischi legati alle attività che esercitano. In questo ambito ricadono anche gli spostamenti e le trasferte di lavoro in Italia e all'estero. Semplificando, significa adottare tutte le misure necessarie alla prevenzione, al contenimento e alla gestione di eventi potenzialmente negativi. L'attività da svolgere è piuttosto complessa, poiché comprende molti aspetti diversi tra loro e richiede la capacità di saper gestire ogni tipo di situazione imprevisto. È quindi fondamentale affidarsi a professionisti con grande esperienza. Assolutamente. Organizzazione ed esperienza sono i fattori chiave di questa tipologia di servizio. Abbiamo protocolli molto precisi, frutto di anni di studio e di lavoro. In estrema sintesi, effettuiamo analisi e valutazioni delle attuali condizioni dei luoghi da raggiungere, realizziamo procedure di logistica e sicurezza formando, quando necessario, il personale viaggiante, siamo costantemente aggiornati circa le condizioni di logistica e sicurezza degli ambienti da frequentare e creiamo o implementiamo un piano di gestione delle emergenze. Un servizio ben svolto, oltre a garantire la sicurezza, permette alla persona accompagnata di occuparsi solo del proprio lavoro, senza dover pensare a questioni organizzative o logistiche. Il nostro compito è principalmente quello di aiutare il datore di lavoro ad adempiere a quanto stabilito per legge in materia di sicurezza e più praticamente assistere i viaggiatori in ogni loro necessità. In pratica questo si traduce in interventi effettivi che spaziano dalla gestione di imprevisti di carattere logistico, dalla necessità di relazionarsi con organi di stampa o con le forze dell'ordine, oppure al fatto che il personale assistito possa avere bisogno di una farmacia o di un ospedale. Oppure, molto più semplicemente, gestire gli spostamenti in luoghi non conosciuti. D'altronde, orientarsi in luoghi sconosciuti può non essere così semplice e può concludersi a volte in situazioni spiacevoli. Tutto questo, chiaramente, deve avvenire nel modo più discreto possibile. Svolgere questo lavoro da anni significa sapere esattamente cosa fare e cosa non fare, quando parlare e quando tacere. Essere sempre presenti e reattivi, ma in modo discreto. E qui l'esperienza gioca un ruolo molto importante perché un nostro errore può ripercuotersi negativamente sull'immagine del cliente o della sua azienda, o peggio dare luogo a situazioni spiacevoli e imbarazzanti. Nel contempo il cliente deve avere tutto lo spazio necessario per svolgere le proprie attività. Si tratta di un delicato gioco di equilibri che di certo non può essere improvvisato. Avere a fianco collaboratori professionali e preparati poi rafforza l'immagine del cliente. In ultima analisi sì. Una gestione accurata degli spostamenti trasmette innanzitutto tranquillità al personale viaggiante. Contemporaneamente, chi vede da fuori percepisce una concreta organizzazione ed efficacia che contribuisce a migliorare l'immagine del cliente. Preparazione, discrezione e capacità di saper gestire ogni tipo di situazione sono caratteristiche imprescindibili per chi si occupa di Travel and Security Management, come fa da anni e con successo Delta SIS.